Professor Caricchi, da un po' di tempo è venuto alla ribalta il tema del rapporto tra scienza e politica e di conseguenza tra scienza e democrazia. Ad innescare la questione è stata la legge sui vaccini, ai quali hanno fatto seguito appelli dei cosiddetti scienziati, alla politica e altre cose. Lei cosa ne pensa? Ma allora, cominciamo con il definire la scienza. La scienza è una certa forma di conoscenza e definiamo anche la democrazia. La democrazia è una forma di governo. Allora, se ragioniamo del rapporto tra scienza e democrazia, dobbiamo dire che il problema è come governi la conoscenza. Io sostengo che per governare bene una conoscenza scientifica, la democrazia è indispensabile perché nella democrazia ci sono le opinioni delle persone. Io mi occupo di medicina e le opinioni del malato sono assolutamente complementari alle verità scientifiche della scienza. Quando tu non hai le opinioni del malato, la scienza rischia di essere più fallibile. Ci fa un esempio per farci capire meglio? Beh, allora, la scienza si basa sulle cosiddette evidenze scientifiche. Le evidenze scientifiche per gli epistemologi sono delle astrazioni, cioè sono dei dati che vengono estratti da altri dati, quindi sono delle verità convenzionali. Le evidenze scientifiche, quando noi le applichiamo alla cura delle malattie, spesso sono falsificabili, cioè sono contraddette dalle singolarità del malato, dalle complessità della malattia, della situazione. In questi casi noi dobbiamo perfezionare l'evidenza scientifica. Ebbene, l'evidenza scientifica si perfeziona solo attraverso un principio empirico e attraverso il valore dell'opinione del malato. Le opinioni del malato non sono altro che verità personali del malato. Quindi questo è un esempio di come la scienza sia in rapporto alla democrazia, nel senso che le verità scientifiche sono relative alle verità personali, alle verità sociali, alle verità della persona. Ci può fare ora un esempio invece di una scienza non democratica, cioè che ignora le opinioni non scientifiche? Allora, questo tipo di scienza, la scienza che ignora le opinioni, che ignora le altre verità, che ignora le altre razionalità, perché di razionalità non ce n'è solo una, ce ne sono tante. Quindi una scienza che non si rapporta con le altre razionalità, io la chiamo scientismo, la parola giusta è scientismo. Che cos'è lo scientismo? Lo scientismo è un modo di vedere al mondo esclusivamente attraverso le verità scientifiche della scienza. Lo scientismo non è interessato a conoscere la persona, non è interessato alle relazioni, non è interessato al punto di vista sociale, non è interessato alla gente. Lo scientismo prescrive le proprie verità scientifiche a chiunque in ragione di tali verità. Lo scientismo in medicina è molto pericoloso perché la medicina è molto più complessa dell'evidenza scientifica. Ci sono appunto tantissime variabili. Quindi lo scientismo è per sua natura autoritario, cioè è un'idea, un modo di vedere la scienza in positiva. Ci sono le evidenze scientifiche, queste contano, queste valgono, tu le devi accettare. Ora, lei capisce che in questo modo l'evidenza scientifica usata in maniera autoritaria rischia di essere assolutamente antiscientifica, cioè di produrre effetti paradossali. Scusi professore, ma se questi sono scientisti, chi sono gli scienziati? Allora, lo scienziato prima di tutto è colui che fa ricerca. Prima di tutto è un ricercatore. Quindi è uno che vive nei laboratori, è uno che fa ricerca scientifica. La seconda caratteristica di uno scienziato, secondo me, è che è capace di produrre nuova conoscenza. Lo scienziato è quello che aggiunge verità a verità, è quello che verifica le verità e crea nuove verità. Tutti coloro che si definiscono scienziati, e mi riferisco all'appello fatto recentemente dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il professor Ricciardi, non sono scienziati. Non è scienziato chi scrive libri sulla scienza, non è scienziato il funzionario del ministero, anche se si occupa di cose scientifiche, non è scienziato
chi fa un rapporto sulle disuguaglianze di salute in Italia quando già disponiamo da 40 anni di rapporti molto più importanti e molto più credibili che dice le stesse cose. Questo è uno che non aggiunge nulla. Quindi ci sono tanti finti scienziati. Non è scienziato chi usa semplicemente la conoscenza scientifica per effettuare, per esprimere la propria professione. Lo scienziato vero è quello che produce conoscenza, che aggiunge conoscenza a conoscenza. E di questi ce ne sono un po' pochi. E secondo lei come dovrebbe essere un ministro della salute? Ah, questa è una bella domanda, perché in realtà molti, come dire, credono che mettere la scienza al posto della politica equivalga a risolvere tutti i problemi. Questa è un'illusione. Vede, noi abbiamo fatto delle esperienze molto precise di ministri della sanità e della salute, tutti ministri tecnici. Ne cito uno per tutti, perché era anche un mio buon amico, Ernesto Veronesi. Ecco, loro sono la dimostrazione che la scienza per governare le complessità che ineriscono la politica, è del tutto insufficiente. Tutti i ministri tecnici che noi abbiamo avuto sono stati tutti immancabilmente inconcludenti. Per cui la scienza deve fare il suo mestiere, ma la politica anche deve fare il suo mestiere. La scienza non può surrogare la politica. Torniamo ora alla legge sui vaccini. Ricordo i suoi editoriali, mi pare di capire che per lei questa legge non sia stata un buon esempio di rapporto buono tra politica e scienza. Ma la legge che continua a ritenere molto, continua a pensare che debba essere corretta, che continua a pensare che sia stata impostata male e concepita male. È una legge dove c'è poca scienza, nel senso vero della parola, e soprattutto c'è poca politica, o almeno la politica è del tutto subalterna ad un'idea di scienza ridotta a scientismo. È una legge con i paraocchi, una legge che si rifiuta di comprendere le complessità sociali, si rifiuta di considerare il cittadino come un soggetto, tra virgolette, scientifico, quindi coinvolgibile nella definizione delle verità scientifiche. È una legge che è stata data in pasto a delle promiscuità tra interessi, tra le cose più diverse. Quindi è una legge che a mio avviso meriterebbe di essere corretta. Ecco, però è una legge dove il rapporto tra scienza e democrazia sicuramente è stato mal interpretato e mal applicato. Ancora una domanda, sempre intorno a questa legge. Quale esempio pessimo di rapporto si può fare tra scienza e politica? Si ricorda quanto detto le tesi del professor Burioni? Ah, sono tesi da manuale, nel senso che le tesi da manuale sono di due tipi. Ci sono quelle del ministro Lorenzin, che era quella che sosteneva che davanti all'evidenza scientifica la politica, mi ricordo ancora l'espressione, deve fare un passo di lato, che è una grande stupidaggine, nel senso che in realtà è corretto il titolo di questo convegno, cioè la scienza deve rapportarsi con la politica, ma non può surrogarla. E l'evidenza scientifica, della quale evidentemente la ministro Lorenzin non conosce le problematiche, è un tipo di conoscenza che va usata con molta cautela. L'altra tesi di Burioni proprio era molto, come dire, era incredibile, perché sosteneva che davanti alle questioni della salute la libertà del cittadino dovesse essere sospesa. Invece io sostengo esattamente il contrario. Nel senso che la libertà del cittadino, la sua autonomia, la sua moralità, perché dobbiamo smettere di considerare il cittadino che ha dei dubbi come un soggetto immorale, è funzionale a definire meglio la scienza. E poi voglio ricordare che nel nostro paese abbiamo delle straordinarie leggi di riforma che sono tali perché sono riuscite a coniugare bene il rapporto tra scienza e libertà. Mi riferisco all'interruzione volontaria della gravidanza, mi riferisco al superamento dei manicomi, alla legge 180, mi riferisco alla salute nei luoghi di lavoro. La salute nei luoghi di lavoro è tutta imperniata, tra virgolette, sulla partecipazione del cittadino ai processi di salute e tante altre cose.
Lasciando ora un attimo il discorso sulla legge sui vaccini, per passare ad altro, lei in generale come lo vede il rapporto tra scienza e politica? E la politica, per essere una buona politica, che cosa dovrebbe fare nei confronti della scienza? Allora, io resto dell'opinione che ognuno deve fare il suo mestiere. Il vero problema è quando qualcuno pretende di fare il mestiere degli altri. La scienza deve produrre conoscenza e la politica deve usare la conoscenza per prendere delle decisioni. Ma sapendo che l'oggetto della politica è più complesso dell'oggetto della scienza, qui ci sarebbe da fare una distinzione tra quello che ai miei studenti, come dire, spiego la differenza tra complicazione e complessità. Le faccio un esempio pratico. Noi abbiamo dei malati che sono anziani, sono cronici e hanno tante malattie. Questi malati vengono normalmente definiti malati complessi. In realtà sono malati complicati. Per avere il malato complesso, devi avere il malato complicato, ma in più devi avere una pensione al minimo, una situazione senza servizi, una famiglia con molti problemi. Questa è la complessità. Della complessità si occupa la politica, della complicazione si occupa la scienza. Il vero segreto è combinare le due cose. Ma guai se chi pensa, chi si occupa di complicazioni, si mette in testa di governare le complessità. Allora le chiedo ancora, lei come lo vede il rapporto tra scienza e politica? Io sono, come dire, molto scoraggiato. Perché, allora, per farmi capire, mi permetta di sostituire alla parola scienza la parola conoscenza, che più o meno sono sinonimi. Ecco, nel mio campo, che è quello della medicina, io vedo che la conoscenza che si produce in generale è sempre molto subalterna a dei grandi interessi economici. Le faccio un esempio concreto. C'è in atto un processo di privatizzazione della sanità pubblica attraverso mutui e assicurazioni. Questo processo è favorito da finanziamenti ingenti da parte delle assicurazioni e centri di ricerca. Questi centri di ricerca producono dati, producono informazioni, producono conoscenze per favorire il processo di privatizzazione. Questa non è una conoscenza scientifica, questa è una pseudoconoscenza, del tutto subalterna agli interessi dominanti. Per cui vedo in giro tanta pseudoscienza. Vi sono centri di ricerca che producono dati per sostenere, per esempio, la necessità della privatizzazione. Non producono dati per capire se dobbiamo privatizzare o mantenere la natura pubblica del sistema. Vedo molta poca conoscenza indipendente e autonoma, vedo molta conoscenza molto ben pagata da parte anche di università, centri di ricerca al servizio di interessi privati. Ma allora come si fa ad appoggiare la politica con una conoscenza così smaccatamente strumentale e di parte? Si produce non conoscenza ma pseudoconoscenza. Le voglio fare un esempio concreto. Recentemente mi ha colpito il convegno che ha fatto GIMBE. GIMBE, per spiegarle l'acronimo, è Gruppo Italiano Medicina Basata sull'Evidenza Scientifica. Quindi è un soggetto di conoscenza, GIMBE, che si occupa di evidenze scientifiche. Ebbene, recentemente, proprio pochi giorni fa, hanno fatto un grande convegno nazionale e la cosa che mi ha colpito è che a questo convegno nazionale erano ammessi solo ed esclusivamente coloro che hanno una certa idea di evidenza scientifica. Io, per esempio, che ho un'idea diversa, ma non solo io, tanti altri, non erano stati invitati. Ecco, per produrre pseudoscienza basta escludere la critica, basta fare una conoscenza acritica, basta coinvolgere, come dire, adesioni, basta entrare nella logica del gruppo omogeneo. Il gruppo omogeneo non produrrà mai conoscenze supplettive. Sono le differenze di opinioni, le differenze di tesi, le differenze di verità che creano ulteriore verità. Quindi questo è un modo di lavorare che produce pseudoscienza. Le voglio anche dire che proprio GIMBE, con i suoi dati, con i suoi lavori, con le sue analisi, è uno di quei soggetti che sostiene il processo di privatizzazione della sanità pubblica. Ricordo male, professore, ma lei con Gimbe ha avuto una forte polemica già tempo fa. Ricordo un famoso articolo che fece imbestialire tutti costoro e che si intitolava Sono arrivati gli
linea guidari? I linea guidari, sì, i linea guidari erano un'espressione un po' anche simpatica, perché insomma bisogna pure un po' avere il senso dell'umorismo. Sono coloro che pensano di curare le malattie attraverso le linee guida. Cosa sono le linee guida? Le linee guida sono delle procedure che decidono in anticipo ciò che deve essere fatto dal medico, sulla base di modelli, sulla base di statistiche. Lei capisce che questa è una medicina spersonalizzata, cioè questa è una medicina che non mette al centro il malato, che non si cura della relazione con il malato e non si cura delle opinioni del malato. Quindi è una medicina, tra virgolette, disumana. Noi che parliamo di umanità, di umanizzazione, questa è una medicina disumana. Ebbene, i linea guidari non hanno alcuna intenzione di servirsi delle opinioni dei malati per correggere le evidenze scientifiche. Ecco, questo è un esempio di come non ci sia rapporto tra conoscenza scientifica e democrazia. Ma mettere al centro il malato, curare le relazioni terapeutiche, le relazioni di cura, conoscere il malato per conoscere la malattia, è un'altra idea di scienza, e per questa ideale di scienza la democrazia è fondamentale. La ringrazio, professore.